Buongiorno ragazzi, bentornati sul divano della Formula 1. Scusatemi se 2 settimane fa, quindi per l'ultimo Gran Premio, non sono riuscito a fare il video. Purtroppo è stato un weekend molto impegnativo, non sono riuscito a vedere la gara, quindi non avrebbe avuto molto senso fare un video senza aver visto la gara. Se è la prima volta che vedete la mia faccia, vi invito ad andare a vedere i video precedenti di questa serie, almeno quelli che vi sembrano più interessanti, e in generale vi invito a fare un giro sul canale perché potreste trovare molto materiale interessante. Se tutto ciò vi piace, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella perché nelle prossime settimane continueranno ad arrivare video interessanti. Ma non voglio farvi perdere altro tempo, quindi iniziamo. Ragazzi, è successo. Hamilton ha raggiunto Schumacher in quanto a numero di vittorie e a questo punto è molto 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 probabile che lo supererà. Praticamente di sicuro col numero di vittorie. Penso che a questo punto lo supererà anche col numero di mondiali. Ma di questo ne parliamo alla fine, vi dirò più o meno come la penso sul confronto fra questi due piloti che sta facendo molto discutere. Vi dirò brevemente anche cosa ne penso del debutto di Mick Schumacher, che avrebbe dovuto appunto debuttare nelle prove libere questo weekend, purtroppo non è riuscito. Penso che a questo punto pianificheranno per uno dei prossimi Gran Premi. Vi dirò cosa ne penso alla fine del video, prima come sempre un breve commento sulla gara. Pole position di Bottas questo weekend e miracoloso quarto posto di Leclerc. Speravo di vedere un inizio un po' animato, un copione un po' diverso dal solito, invece non è che sia stato molto così. Diciamo che i primi quattro sono partiti tutti bene, sono scattati praticamente insieme. Leclerc leggermente meglio di Verstappen e Hamilton leggermente meglio di Bottas, però poi di fatto già in curva 1 si era tutto risolto e sono andati via in trenino così come erano partiti. Speravo un po' più di sfida almeno fra Leclerc, Verstappen, magari Verstappen attaccare quelli davanti. Invece non è che ci fossero grandi possibilità, soprattutto per Leclerc che, tolte le prime due curve, è stato subito risucchiato indietro, ha iniziato a perdere subito secondi. Dopo 5 giri era già distaccato di 10-11 secondi, quindi proprio non aveva ritmo per stare con quelli davanti. Bene, Verstappen invece, che tutto sommato è riuscito a tenersi abbastanza attaccato alla testa. Da parte di Leclerc, tra l'altro, abbiamo visto anche diversi bloccaggi, cosa a cui non è molto abituato, secondo me. Quindi ancora una volta la dimostrazione che l'auto non è facile da guidare, non è facile da interpretare per i piloti. Nelle scorse gare secondo me avevamo visto un comportamento un po' più sovrasterzante, forse vedevamo più difficoltà in uscita di curva. Questa volta mi è sembrato di vedere più difficoltà in staccata e in ingresso. Gli aggiornamenti che hanno portato, sì, forse un pochino sono migliorati, perché effettivamente se è riuscito a prendere la quarta posizione un certo miglioramento c'è stato, però poi alla fine in gara abbiamo visto che comunque non c'era il ritmo, purtroppo. Bella la sfida con Ricciardo, bravo Charles che si è difeso veramente bene, ha tirato un paio di staccate veramente al limite, però poi appunto Ricciardo complessivamente aveva più grip, quindi addirittura è riuscito a passarlo all'interno, sorpasso veramente bello, preparato bene, incrocio di traiettoria, tenuto tutto giù all'esterno. Bellissimo, bellissimo, spero l'anno prossimo di poter vedere un po' di sfide fra Leclerc e Ricciardo, possibilmente per posizioni ancora più su in classifica. E poi subito dopo, bellissima la sfida anche fra Perez e Norris, e ragazzi non mi stancherò mai di dirlo, secondo me quest'anno per le posizioni di metà classifica stiamo vedendo sfide bellissime, sempre molto aperte, complessivamente secondo me dal punto di vista della metà classifica un campionato veramente veramente interessante. Speriamo che nei prossimi anni, con un po' di cambi di regolamento, la riduzione dei budget eccetera, queste sfide, diciamo questo fatto di essere così combattute con le auto un po' alla pari, possa spostarsi anche verso le posizioni di testa. Poi giro 11, Vettel si è girato in modo strano, non ho capito se forse stava già iniziando a scendere qualche goccia d'acqua, magari la striscia era un po' scivolosa, non lo so, perché sembra proprio come se di colpo avesse perso il grip dietro, quasi come se in scalata la botta della scalata avesse leggermente bloccato le gomme dietro, non lo so, proprio in modo strano. Probabilmente rientra comunque nel quadro di un'auto difficile da controllare, poco stabile, però non è stato il solito girarsi di Vettel che di solito succede più a metà curva quando inizia a dare gas. Questo è stato proprio in staccata, ok, stava scartando, quindi sicuramente c'è stato lo spostamento di carico, però boh, secondo me un po' strano. Peccato perché aveva le gomme gialle, avrebbe potuto andare più lungo e invece così si è completamente rovinato la gara, perché
ha dovuto fermarsi perché le gomme ormai erano rovinate, ha perso il vantaggio appunto di avere una gomma che avrebbe potuto durare di più e insomma poi alla fine abbiamo visto, si è ritrovato indietro, poco da fare anche per lui. E poi abbiamo avuto il bloccaggio clamoroso di Bottas, anche lì molto strano perché non era neanche in sfida diretta con Hamilton, ce l'aveva dietro ma penso più di un secondo, quindi non è che avesse chissà che pressione. Strano vedere un errore così pacchiano, proprio bloccaggio pesante che è andato anche lungo, quindi a quel punto poi Hamilton è passato, Bottas ormai aveva la gomma rovinata, gara rovinata anche per lui. Peccato perché avrebbe potuto forse prendersi la vittoria. Diciamo che Hamilton gli stava attaccato bene, quindi secondo me comunque complessivamente aveva più ritmo, infatti poi appena passato è andato via rispetto a Verstappen che era dietro. Non lo so ragazzi, secondo me non c'è partita, comunque anche quando Bottas riesce a mettersi davanti poi alla fine in gara Hamilton martella e dimostra sempre di avere più ritmo. E poi sfortuna nella sfortuna, Bottas ha avuto pure problema al motore, ha dovuto ritirarsi. Mi spiace perché è umiliazione doppia, cioè già sapeva di aver fatto un errore e aver perso la prima posizione, in più doversi ritirare a prendere proprio uno zero. Penso che questa sia la chiusura definitiva del mondiale. Se prima poteva esserci una minima speranza, adesso a meno che Hamilton non abbia seri problemi, prenda un paio di zeri così, penso che sia decisamente blindato a suo favore il campionato. Abbiamo visto poi il ritiro anche di Albon, sinceramente non ho capito cosa sia successo, l'impressione è stata quasi che volessero metterlo in punizione perché ancora una volta la sua prestazione era imbarazzante rispetto a Verstappen. Ragazzi, io qui non so più cosa pensare, sicuramente Verstappen è un fenomeno, probabilmente l'auto è anche cucita su di lui, però anche stavolta Verstappen era lì che quasi si giocava la vittoria e Albon a fatica stava in zona punti, poi ha fatto pure un paio di ingressi un po' così, aveva la penalità, forse gliene avrebbero data un'altra perché di nuovo aveva fatto la staccata un po' al pelo. Boh, peccato poi anche per Norris, anche lui lo sapete, pilota che mi piace tantissimo, veramente forte, anche lui ha avuto problemi al motore, ha dovuto ritirarsi e safety car che secondo me è stata un pochino forzata. Ok che abbiamo visto nelle scorse gare che quando c'è safety car c'è spettacolo perché poi ripartono tutti vicini e indubbiamente diciamo che questa volta su me è stata proprio cercata per lo spettacolo, perché la gru, il trattore insomma che doveva recuperare la macchina non è neanche entrato in pista, è rimasto al di là delle barriere. Era fuori da una curva veloce, ok, quindi zona abbastanza pericolosa. Non lo so, sì, ci stava come non ci stava. Diciamo che secondo me quest'anno hanno capito che la safety car piace, che la safety car genera spettacolo, quindi appena hanno la possibilità la danno. Ci può stare, non lo so, la mia speranza è che la Formula 1 non diventi troppo una roba stile Indy dove si cercano apposta queste situazioni per creare spettacolo. Spettacolo che poi purtroppo non è che sia arrivata, alla fine sono ripartiti, sì c'è stato un po' di rimescolamento dietro, però non è che sia successo chissà che. Nel complesso comunque credo, sì boh, è stato un bel gran premio, ne abbiamo visti decisamente di più belli, più combattuti negli scorsi weekend, anche perché appunto alla ripartenza Hamilton ancora una volta ha dimostrato di avere il controllo assoluto su tutto, ha fatto lo strappo perfetto, è riuscito subito a tagliare il traguardo già con praticamente un secondo di vantaggio su Verstappen e quindi non ha avuto neanche la possibilità di attaccarlo Verstappen, la posizione purtroppo era bloccata. Sono contentissimo per Ricciardo che è riuscito ad andare a prendersi il podio, ve lo ripeto, ve l'ho già detto, secondo me lui è un pilota che merita tantissimo sia come guida che come correttezza, come simpatia. Io spero davvero che nei prossimi anni lui riesca a vincere almeno un mondiale perché mi piace tantissimo. Dai ragazzi, Ricciardo se lo merita, sono contento che sia riuscito a prendersi almeno questo podio. Tra l'altro c'era la scommessa con la Bitebull per la quale se avesse fatto un podio si sarebbero fatti, cioè si faranno a questo punto lo stesso tatuaggio, uno sceglie la zona del corpo, l'altro sceglie il disegno. Sono veramente curioso di vedere se lo faranno davvero e cosa si faranno. Però bello, dai, secondo me anche questo è l'immagine comunque di una Formula 1 che perlomeno dalle retrovie sta riprendendo, secondo me, un po' di brio rispetto agli anni scorsi. E allora, veniamo agli argomenti caldi del weekend. Innanzitutto il debutto mancato di Mick Schumacher, che avrebbe dovuto fare un test nelle prove libere
con l'Alfa Romeo purtroppo non è successo. Non lo so, se io non vorrei che su questo ragazzo stiano creando un po' troppo hype solo per il nome. Allora, ragazzi, io vi chiedo onestamente, quanti di voi mi sanno dire che risultati sta ottenendo nella sua carriera Mick Schumacher? Io penso pochi perché se ne parla quasi solo per il nome e poco per i suoi risultati in carriera, e questo secondo me per un pilota è molto pericoloso perché diventa veramente difficile capire quali siano i suoi veri meriti e soprattutto anche proprio dal suo punto di vista rischia un po' di bruciarsi, perché se viene portato in alto solo per il nome, però poi i risultati un po' deludono le aspettative, è una figura di merda. Anche perché sicuramente lui è un pilota forte, ha vinto il campionato europeo di Formula 3. Quest'anno è in testa al campionato mondiale di Formula 2, quindi forte è forte. Secondo me non ha il talento di suo padre e non ha il talento di altri piloti che stiamo vedendo in Formula 1, anche perché banalmente lui ha già 21 anni e non è ancora debuttato in Formula 1, quando abbiamo visto che ultimamente ci sono ragazzi che arrivano molto giovani in Formula 1, Verstappen, Leclerc, alla sua età erano già in Formula 1 e stavano già correndo anche a un buon livello. Quindi non lo so, non vorrei che vogliano a tutti i costi tirarlo su solo per il nome, o meglio, magari lui avrebbe anche l'abilità per arrivare comunque in Formula 1, però non vorrei che lo stiano spingendo più in alto di quello che non meriterebbe o quello che non sarebbe semplicemente il suo tempo giusto e lo stiano facendo un po' solo per il nome, per farsi pubblicità ai team, per far notizia sui giornali, eccetera, eccetera. Spero per lui che non vogliano rovinargli la carriera in questo modo solo per il nome. Secondo me la situazione è abbastanza delicata, però staremo a vedere. Ma veniamo al vero, vero, vero argomento scottante del weekend, ovvero questo paragone fra Hamilton e Schumacher. Come vi ho detto, Hamilton ha raggiunto Schumacher in quanto a numero di vittorie, probabilmente lo supererà, probabilmente lo supererà anche col numero di campionati mondiali, e è normale fare paragoni, no? Dire più forte Hamilton, più forte Schumacher, i giornali si sfidano a chi fa il titolone. Solite cose, insomma. Quindi non posso non dirvi la mia sulla situazione, ma prima due premesse. Allora, la prima premessa è che ovviamente è molto molto difficile fare confronti fra piloti che hanno corso in epoche diverse. È difficile fare confronti fra piloti che corrono nello stesso anno ma con macchine diverse. Figuriamoci fare confronti fra piloti che hanno corso a 10 anni di distanza, di fatto. La seconda premessa è che io non ero ancora nato quando Schumacher ha vinto il suo primo mondiale. Quando ha vinto l'ultimo avevo 9 anni e per quanto mi piacesse discretamente la Formula 1, non posso dire che all'epoca fossi un seguace accanito, quindi non mi ricordo granché di quegli anni, anche perché appunto avevo 9 anni. E so che in questa mia situazione ci sono anche tantissimi di voi che mi state guardando, tantissimi altri ragazzi che mi seguono, tantissimi altri ragazzi che discutono su internet. Quindi, ragazzi, mi rivolgo a voi giovani, a chi magari è ancora più giovane di me, non sprechiamoci in giudizi troppo affrettati se appunto certe stagioni non le abbiamo nemmeno viste, magari non eravamo neanche mai nati. Quando sento ragazzi di 15 anni dire la Formula 1 di oggi fa schifo, quella di una volta era molto più bella, Schumacher era molto più bravo perché ha vinto senza ordine di scuderia, ha vinto con una macchina da metà classifica, ha vinto bla 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 bla, tutte queste parole, ragazzi, cioè state calmi, non facciamoci prendere troppo dall'idea di aver visto 3 video commemorativi in cui Schumacher fa grandissime vittorie e non prendiamoci dall'idea di dover dire che quello di oggi fa schifo e tutto quello che era passato era bello. Se non abbiamo visto in prima persona, cerchiamo perlomeno di informarci prima di parlare. Quindi, detto questo, prendete la mia opinione come un'opinione personale. Io ho cercato di guardare i dati e fare un po' un bilancio, fare un po' un ragionamento. Ditemi anche la vostra, non scaldiamoci. Mi piace avere dibattito, però manteniamo calmi i toni, per piacere, non facciamo tifo da stadio, niente posizioni prese, soprattutto appunto se arrivano da gente che magari non ha nemmeno visto in prima persona certi campionati. Allora, cosa possiamo dire di questo confronto fra Hamilton e Schumacher? Sicuramente tutti e due piloti fortissimi, ragazzi, su questo non ci piove, nessuno vince questo numero di mondiali per caso. Cerchiamo di vedere un po' dei dati oggettivi, però. Innanzitutto, negli ultimi anni si fanno più gare per ogni stagione rispetto a fine anni 90 e inizio anni 2000, quindi da questo punto di vista Hamilton sicuramente è stato avvantaggiato nell'ottenere più vittorie, perché se ogni stagione fai 20 gare è più facile fare un maggior numero di vittorie rispetto a una stagione in cui magari se ne facevano 15. Sicuramente possiamo anche dire che Hamilton ha vinto 5 mondiali con Mercedes in anni in cui l'auto
era veramente dominante, anche se alcuni anni di più e alcuni anni di meno. Adesso ci arriviamo su questo punto. D'altra parte anche Schumacher non è che avesse vinto con Cariole, ragazzi, in Formula 1 nessuno vince con un'auto scarsa o con un'auto da metà classifica, questo è chiaro. Quel che si può dire effettivamente è che Schumacher ha vinto diversi mondiali in epoche in cui c'erano auto in grado di vincere da almeno 2-3 scuderie diverse, cosa che purtroppo in questi ultimi anni non abbiamo quasi mai visto, quindi effettivamente Schumacher è riuscito a accaparrarsi dei mondiali che erano più combattuti rispetto agli ultimi che abbiamo visto vincere da Hamilton. Anche se per esempio, ragazzi, nel 2018 Hamilton ha vinto il mondiale con il compagno di squadra Bottas quinto, quindi dietro due Ferrari e una Red Bull, quindi per esempio nel 2018 non si può dire che Hamilton non abbia fatto una differenza, e non abbia fatto una differenza pazzesca. Secondo me nel 2018 Hamilton avrebbe vinto anche con la Ferrari, perché le macchine erano lì, questo non si può negare. Altro punto che si tira sempre in ballo è gli ordini di scuderia. Ragazzi, gli ordini di scuderia li davano anche in Ferrari all'epoca di Schumacher. Chiedete al povero Barrichello, che ha dovuto lasciare la vittoria a 100 metri dal traguardo. Semplicemente è quello che si fa quando c'è un mondiale in ballo. Negli ultimi anni la Ferrari non è stata brava a gestire queste situazioni e infatti ha perso mondiali che forse gestendo meglio avrebbe potuto vincere. Questo è oggettivo, se uno vuole vincere deve anche fare queste cose. Le hanno fatte in Mercedes con Hamilton e Bottas, le hanno fatte in passato con Schumacher e Barrichello. Altra situazione che viene spesso tirata in ballo è che Hamilton nel 2016 si è fatto battere da Rosberg, mentre Schumacher non si è mai fatto battere da un compagno di squadra. Vero, consideriamo che comunque nel 2016 Hamilton ha vinto più gare di quelle che ha vinto Rosberg, 10-9, e alla fine Rosberg ha vinto il mondiale perché Hamilton ha avuto un ritiro in più per colpa di un motore che gli è scoppiato in una gara in cui tra l'altro stava vincendo, quindi se non si fosse messa di mezzo la fortuna con quel motore che si è rotto a Hamilton, Rosberg non avrebbe vinto il mondiale. Quindi anche questa cosa secondo me va considerata un po' con le pinze. Non si può non dire che Hamilton avesse dimostrato di essere superiore a Rosberg. E ugualmente anche nelle altre scuderie non possiamo dire che Hamilton non abbia avuto rivali, perché ragazzi in questi anni ne stanno passando di piloti forti in Formula 1, Abbiamo Alonso, Vettel, Raikkonen, Verstappen, cioè Ricciardo, piloti forti ce ne sono tanti anche in questi anni, come ce n'erano tanti negli anni di Schumacher. Ragazzi, cioè, la Formula 1 d'altronde, cioè, ci sono i piloti più forti del mondo, questo è normale, piloti forti ci sono sempre. Effettivamente quello che, come vi ho detto, possiamo dire è che negli anni di Schumacher era un po' più aperta la lotta fra i costruttori e Schumacher è sempre riuscito a fare la differenza, ma come secondo me sta riuscendo a fare la differenza anche Hamilton in questi anni. Ripeto, guardate come è andato il 2018, come è andato il 2019 e come sta andando quest'anno. Secondo me qui il punto è che effettivamente Hamilton sta correndo in anni in cui la Mercedes è più dominante mediamente di quanto non fosse la Ferrari negli anni di Schumacher. Però vi devo dire che secondo me, soprattutto dal 2018 in poi, Hamilton ha raggiunto una forma, un equilibrio fra capacità di fare il giro secco, capacità di gestire la gara, capacità di gestire le lotte, capacità di gestire le strategie. Ha raggiunto un equilibrio che secondo me gli permetterebbe di vincere anche con un'auto molto meno dominante. Quindi se devo fare un bilancio, secondo me Schumacher forse era più talentuoso di Hamilton perché fin da giovane è arrivato, ha dominato. Ricordiamoci che comunque anche lui quando non ha avuto la macchina non ha vinto, perché dal 96 al 2000 e dopo il 2005 non ha vinto perché appunto anche lui non aveva l'auto, non è che fosse uno che vinceva con qualunque auto come nessun pilota. In Formula 1 l'auto fa la differenza, questo sempre. Però forse possiamo dire che Schumacher fosse più talentuoso e più completo fin dall'inizio della sua carriera. Hamilton secondo me ha avuto un percorso di crescita. Se penso ai primi anni era un pilota molto impulsivo, veloce, però forse con un po' poca testa. Negli ultimi anni ha raggiunto una forma che secondo me è veramente, veramente al top. Secondo me l'Hamilton di oggi non ha nulla da invidiare allo Schumacher dei migliori anni. Sono entrambi piloti fortissimi, entrambi piloti che sanno fare la differenza. Ripeto, nessuno dei due può vincere con un'auto scarsa, perché questo in Formula 1 non può succedere. Quindi non lo so, secondo me sono due piloti veramente completi, veramente fortissimi.
Non mi sento di dire che uno sia più forte dell'altro. Forse appunto Schumacher era più talentuoso, è stato veramente al top durante tutta la sua carriera. Hamilton ha avuto una crescita che adesso ha raggiunto a un picco di forma veramente imbarazzante per, penso, qualunque altro pilota sullo schieramento oggi. Quindi niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!